Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial per Alteryx. Oggi andremo a vedere come utilizzare file XML. Alteryx ha un tool specifico per andare a effettuare il parsing dei file XML, che è appunto l'XML parse, che si trova nella categoria parse. Il file che andremo a utilizzare per questo tutorial lo potete scaricare dalla descrizione del video. E andiamo a vedere come è fatto aprendolo con un qualsiasi editor di testo. Vedete, il file XML è fatto così. È una struttura d'albero che è composta da una root principale, che sarebbe la radice, che inizia con multiset e finisce con multiset. All'interno della root principale ci sono i figli, che sono columns, che ci dice qual è il nome delle colonne, columns name, qual è il nome di colonna che è stato attribuito ad ogni colonna. Infatti vedete che la seconda parte è uguale alla prima, mentre nella prima parte abbiamo il nome del titolo azionario. Questo è un file che riguarda i valori di titoli azionari Facebook, Twitter, Apple, Starbucks e Microsoft. Abbiamo il valore di apertura, quello di chiusura, il massimo, il minimo e il volume delle contrattazioni. E poi l'ultimo child è il data, che contiene tutti i set di dati suddivisi data per data. Quindi, se noi adesso guardiamo column name e datum, che sono i due che ci interessano, vediamo che la prima colonna è sempre una data, anche nel secondo set di dati, la seconda colonna è sempre il valore di apertura di Facebook, la terza colonna sarà sempre il valore più alto di Facebook, il valore più basso, il valore di chiusura e il volume contrattato in quella giornata. E via via così si ripete, sempre la data per primo, l'apertura, minimo, massimo, chiusura. Possiamo trasformare questi dati messi così in versione nidificata, possiamo trasformarli in una normalissima tabella. Andiamo a vedere come si fa. Apriamo il file XML che avete scaricato dalla descrizione del video. Mettiamo un input data. Ce l'ho già qui. Per poter usare l'XML parse, dobbiamo chiedergli di darci la root degli elementi e di darci l'outer XML. Qua selezioniamo multiset outer XML e, dato che già sappiamo quali sono i dati che ci interessano, l'abbiamo visto qua, ci interessa column name e datum. Venire qui e scrivere direttamente column name e mandiamo il run. Ecco che il parse tool ci crea una colonna con tutti i column name. Facciamo la stessa cosa, copiamo e incolliamo il tool, però per il datum. Vediamo se si chiama realmente datum, sì. Ed ecco qua che abbiamo tutti i datum. L'obiettivo è quello di prendere questa colonna e trasformarla in riga per far diventare tutte queste righe le intestazioni delle colonne. Dopodiché prendere tutti questi dati, eliminare le colonne che non ci interessano e unirli alla tabella dell'intestazione in modo che combacino nel modo esatto. Vediamo cosa fare, come fare. Prima di tutto vogliamo sbarazzarci di questa scritta qua che c'è prima del punto CF alter YX. Vogliamo che rimanga soltanto il codice di
del titolo azionario e il valore a cui si riferisce. Possiamo fare un'espressione regolare. Prendiamo il nostro regex, metodo replace. Allora, abbiamo, prima di tutto scegliamo la colonna giusta. Abbiamo delle uppercase letter, delle lettere maiuscole, poi abbiamo un punto che in espressione regolare si può tradurre come non word character, un carattere che non fa parte delle parole, e poi abbiamo due lettere maiuscole, uno spazio, il meno, un altro spazio e altre lettere. Possiamo riassumerle tutte in un unico carattere che è il punto, un qualsiasi carattere, one or more. Mettiamo tra parentesi la sola parte che a noi ci interessa, abbiamo creato un marked group e poi gli diciamo che vogliamo rimpiazzare tutta la stringa col marked group che noi abbiamo appena creato. Gli diamo l'ok ed ecco che ci è rimasta solo la seconda parte. Ora dobbiamo andare ad usare un crosstab per trasformare tutte queste righe in colonne. Qual è il problema? Che non abbiamo un header da dargli. Vedete, se noi facciamo così, ci restituisce questo. Se mettiamo questo, ci restituisce questo. Abbiamo bisogno di un campo che sia diverso per ogni riga. La cosa più semplice è mettere un ID di riga, quindi creerà un numero, record ID, non lo mettiamo prima. Creerà un numero che cambia per ogni riga. Lo usiamo come header, ed ecco che abbiamo creato le nostre intestazioni di colonna che hanno mantenuto lo stesso identico ordine che avevano qua, cioè il primo è la data, il secondo è un open, poi abbiamo Facebook, ILO, la sequenza è rimasta la stessa. Quindi ora cosa possiamo fare? Andiamo a prendere la parte, il flusso, quello che sta qua in basso, che è quello che contiene i dati veri e propri, e iniziamo a sbarazzarci di tutte le colonne che non ci servono. Queste tre non ci servono, questa non ci serve, datum type che è sempre uguale non ci serve. Possiamo usare un dynamic select. Dovremo usare una formula e possiamo dirgli: selezionami solamente quelle colonne che hanno come nome datum underscore, ma che allo stesso tempo non finiscono con type, così tutte quelle in cui abbiamo type verranno eliminate. Andiamo nella tab funzioni, stringhe, scegliamo un left, e name sarebbe il nome della colonna. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi vogliamo che i primi 6 caratteri a partire dalla sinistra siano uguali a datum underscore, and allo stesso tempo vogliamo che le ultime 4, quindi write name virgola 4 sia diverso dalla parola type. Ho messo una parentesi.
troppo. Mandiamo il run ed ecco che ci sono rimaste solo le colonne che contengono datum underscore numero. Ora, qui abbiamo creato le nostre intestazioni che hanno come nome di colonna un numero. Sono 26. Se andiamo a vedere anche queste, anche loro sono 26. Se noi riusciamo a mantenere solo questo numero nella colonna, possiamo poi usare un union tool e dirgli di andare a unire le due tabelle in base al nome di colonna. Usiamo un dynamic rename. Formula, scegliamo tutti i campi. Cosa possiamo usare? Possiamo usare un regex replace per dirgli di mantenerci solo i numeri e di mandare via invece tutti i testi. Quindi andiamo su funzioni, stringa, regex replace, il campo che ci interessa è il current field, la nostra espressione regolare che va messa tra virgolette è data dalla parola datum underscore seguita da uno o più numeri. Quello che a noi interessa e che mettiamo tra parentesi per creare un gruppo marcato è proprio il numero. Vogliamo che tutto questo venga rimpiazzato con il gruppo marcato numero 1 che abbiamo fatto. Mandiamo in esecuzione ed ecco che ci sono rimasti solo i numeri. Ora possiamo usare un union e dirgli di andare a incolonnare le colonne in base al nome. Ecco fatto, nella prima abbiamo la data, nel secondo abbiamo i valori di apertura di Facebook, il massimo, il minimo, la chiusura e così via dicendo. Siamo riusciti a mantenere il giusto ordine dei dati senza sballare la loro successione. Ora, prima cosa, sostituiamo questi 1, 2, 3 con il vero titolo della colonna. Usiamo un altro dynamic rename e questa volta gli diciamo semplicemente prendi i nomi dalla prima riga. Ora, in tutte le colonne noi abbiamo praticamente quattro colonne che riguardano tutto il titolo Facebook. Anzi, cinque. Cinque colonne che riguardano tutto il titolo Twitter, cinque che riguardano tutto Apple. Sarebbe più carino e anche più furbo inserire qui come colonna il titolo e lasciare invece ILO, close e volume in colonna. Per farlo dobbiamo fare l'esatto opposto dell'operazione che abbiamo fatto con il cross tab. Dobbiamo usare un transpose per trasformare le righe in colonne. Il nostro key field, cioè quello che rimarrà qui fisso com'è senza modificare, è la data. Tutti gli altri invece verranno ribaltati. Ora, dobbiamo dividere il nome del titolo dal nome della colonna. Possiamo prendere un regex, metodo parse, la colonna che ci interessa il name. E allora abbiamo uno o più qualsiasi carattere, uno spazio, il meno, un altro spazio e poi uno o più qualsiasi carattere. Il primo gruppo lo mettiamo tra parentesi ed è il titolo azionario, Rio. Il secondo è il nome della nostra colonna. Ora andiamo in run.
Ed ecco che ci è stato splittato in due. Avremmo potuto usare anche un text column. Sceglievamo il campo name, mettevamo come delimitatori lo spazio e il meno. E avremmo ottenuto lo stesso risultato con un po' di colonne in più che poi avremmo dovuto sbarazzarci in qualche modo, così invece abbiamo già il numero esatto di colonne. Ok, adesso possiamo deselezionare la colonna da cui abbiamo diviso la colonna name, da cui abbiamo diviso titolo azionario dalla colonna, e possiamo utilizzare di nuovo il crosstab per ritrasformare le colonne in righe. Allora, come header vogliamo colonna, come data field vogliamo value e questa volta vogliamo che ci venga raggruppato per data e per titolo azionario. Ed ecco qui, abbiamo qua tutti i nostri titoli azionari e qui invece le colonne che ci dicono a che cosa si riferisce il valore. In pochi passaggi siamo riusciti a trasformare un file XML in questa struttura in una normalissima tabella. Il tutorial è finito, ci vediamo al prossimo. Ciao!